Buongiorno. Anche quest'anno, nella collana di Thriller Extra, rieditiamo una storia che è uscita in un'altra versione qualche anno fa. E cioè, Nueces Valley, uscita in questo maxi, che ormai è esauritissimo. E questo anche spiega il motivo per cui noi procediamo a questa ristampa. Ma c'è un altro motivo, naturalmente. La collana Thriller, come sapete, pubblica le storie di Thriller giovane. E giovane non è mai stato così giovane come in questa storia. Scritta da me e realizzata da Pasquale Del Vecchio per la parte grafica, che presenta addirittura in certe scene Tex Wheeler nella pancia di sua madre May. Incontriamo infatti in questa storia i due genitori di Tex, e questa è la grande novità di questa storia, per la prima volta li vediamo in faccia, Ken Wheeler e May Wheeler, e vediamo naturalmente il fratello Sam e Tex da bambini. Quindi in questo primo numero della miniserie in quattro parti voi vedrete Tex e Sam ragazzini che imparano a sparare, a cavalcare e a condurre i lavori del ranch insieme al loro mentore Gunny Bill e al padre Ken. Naturalmente la storia è molto avventurosa in questo inizio, addirittura conosceremo dei personaggi storici che accompagneranno Tex in questa saga, tra cui il famosissimo scout Jim Bridger, ma nel corso della storia incontreremo altri personaggi favolosi, alcuni storici come il mangiafegato Johnson, in cui il nome è tutto un programma, ma anche gli amici di Tex della sua infanzia e della sua adolescenza, tra cui il famoso Damn Dick, che comparve nella storia famosissima e leggendaria di Gianluigi Bonelli e Aurelio Gallepini, ambientata durante la guerra di secessione. Quindi una storia veramente imperdibile che, siccome è esaurita, io vi consiglio assolutamente di leggere, perché è stata una scommessa, è stata per me un'idea rischiosa, ma ha avuto un grandissimo successo e addirittura i veri fan di Tex hanno a volte le lacrime agli occhi in qualche passaggio di questa storia, grazie agli splendidi disegni di Pasquale Del Vecchio, che riproducono meravigliosamente i personaggi, le atmosfere del West e soprattutto del Texas, cioè della Valle del Nueces, la selvaggia valle dove Tex Wheeler ebbe le sue prime esperienze nella vita.